No, il Fit Footwork sui Ranged è stato nerfato e rinerfato. 20% sui Minion. A livello 1 ti cura di 1 il Fit Footwork. 2, 1,3 di tipo. Quindi è più 1 che 2. Livello 1. Sui Minion. Sui Champion però ben 7 HP. Che sono più o meno 7 HP. Sono i danni che ti prendi dal Minion Cannone quando ti attacca dopo che tu hai attaccato il... No, dal Minion Cannone, dal Minion Ranged. Perché ne fa 20... No, ne fa una ventina in realtà il Minion Ranged. Quindi tu attacchi per prenderti la cura, poi ti prendi un attacchino dal Minion e la tua cura è andata a puttane. Nice. E il Fit Footwork sui Ranged, se attacchi Minion, in pratica non ti cura per niente. È stra weak. Comunque, vediamo un po'. Kane, Ryze. Questo non so perché ha voluto piccare Irelia. Cioè, l'ha impiccato Irelia in pratica. O forse l'ha piccata in tu Galio, ma Galio è ovvio. È fucking ovvio che va support. Cioè, Galio. Se vedi Galio è perché va support. Però va bene. Salve, Mr. Salmo. Comunque io voglio provare Gnar. C'abbiamo comunque Conqueror per far true damage. 1 e 2, ben 2 Conqueror. Ci curiamo, eccetera. Bam, 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 tranquilli. Abbiamo tutto. Cominciamo il livello 1 se invadiamo. Oddio, Sion è forte. Mamma mia. Sono venuti in tre qui a invadere. E mi hanno ripreso. Quanta move speed c'ha quel coso, Ryze. Cioè, Ryze è venuto da out of vision, quindi stava molto lontano. Questo è stra bad per me. Stava completamente istante a me. 340, io ce n'ho 335. Beh, tutta questa differenza. Tutta sta velocità. Fatto male sto flash. Non perdo CS. C'ho ancora il TP, però devo stare un po' attento ai gank ora. Ah, è iniziato un CS. Non si sa mai che tenti il level 2 con Kane, un tipo strano. So che non si fa level 2 con Kane, mai, però. You never know. With these people. Boh, se c'ho lei posso pushare. Però voglio pushare non questa, ma la prossima sotto torre. Cioè, non questa, né la prossima, quella dopo. Ecco, dopo di questa voglio pushare sotto torre. Potrebbe arrivare da qua dietro, che è adesso ci penso. Ah! Ma non me la gold sto tizio. Non ha nemmeno flashato.
Comunque il buff a doppia V si sente un sacco, raga. Ma tanto tanto. Comunque questo matchup è max a doppia V per seconda perché è un tank. E la W aumenta il danno in forma ranged. Il danno in base alla vita. Tra poco c'ho il tipo. C'ho il flash up. Andiamo via. Probabilmente c'è cosa, c'è sì, c'è Ken tra poco. No, ha preso nemmeno il 6, quindi non può tornare in lane con la ult. Che è super good. Planned. Almeno la wave è good, ma sì, ci sta. E abbiamo fatto capire chi comanda, ha preso stack ranged soprattutto, che è super fucking good, finché non prende le mirie. Abbiamo preso flash per flash, uno per uno, lui ha perso la wave che avrebbe preso, io non perdo praticamente CS perché la wave è good, ci sta questo fight, ci sta, mi è piaciuto, dai. Tra poco mi arrivano i boots, ma arrivano i boots pure 30 secondi prima, ci sta, ci sta. Picchiamo Gnar. Non stiamo molto sopra CS, però l'abbiamo ucciso già. Vabbè, conto una volta che l'abbiamo ucciso. Quell'altro ci ha gankato lì. Contiamo il vantaggio che abbiamo preso, visto che è un counter matchup. Ho paura che vada bot in qualche modo. Potrebbe anche essere qua dentro a cercare. Ok, c'è la control in bag lui. Ma su Gnar lo puoi comprare lo Sterak se tu tipo back in forma melee? Un sacco di speed lui. No, adesso abbiamo, non dico pareggiata.
Ah, no, è stato. Ops, ho sbagliato, sorry. Pensavo arrivasse range. Metto, ho sbagliato. Che devo fare? Ho sbagliato, lo so, ho sbagliato. Ho sbagliato due volte, non una. L'ha visto, tutto è bene quel che finisce bene. Sorry. A Inter. Gli facciamo capire che capiamo il suo. Capiamo il suo dilemma, la sua sofferenza, perché. Ah, ragazzi, ma stavo a camminargli in faccia e fa la ulti, invece io ho dovuto fare quello che fa le cose max range, no? Come prima, che l'ho ultato sotto la sua torre per fargli sbatte qua. Ok, dovremmo prenderla, nice. Dai, che è arrivata la mia Q. Mannaggia, non ho hittato. Mamma mia, che giocatore. Push, tanto mid non puoi fare nulla. Pusha, pusha, pusha. Tabi? O Mercury? Oddio, i tavi sono forti qui, però c'hanno tanti quei CC. Se non mi faccio i Mercury non mi muovo più praticamente. Facciamoci Mercury. Grazie che mi ha fixato la wave, Lee Sin. Thank you very much for helping me out. E lui comunque si è preso un sacco di gold. Un sacco di vantaggio adesso. Sì. E no, cioè contro i tank però. Io prima ho maxato la E. E sono d'accordo che è meglio maxare la E per seconda. Però contro i tank la cosa che ti interessa non è tanto la forma mega, ma la forma mini. La W ti dà 2% di danno in più sulla max health quando. Mannaggia. Ti dà il 2% max health damage in più, quindi. Lo prediligo. Mio, sta attenti, però, che loro scalano bene. Vai, preso, nice. Ha già usato la Q. Ah, lucky. Continua a pressurarlo così, lui non può roamare, non può far nulla. Intanto prendiamo tower damage. Quindi anziché frizzare. Anziché frizzare e fargli perdere minion, preferisco far così. Vabbè, se rimane lì, lo uccidiamo ovviamente. Quanto ci curiamo con il Conqueror? Mamma mia. Lei dà pure attack speed se non sbaglio. Visto che abbiamo visto dove stanno tutti, usiamo aggressivamente.
Perché la gente dopo che vede che qualcuno è morto può pensare che magari ha già usato tutto, no? Quindi glielo scrivo che c'ho la ulti ancora. Me la chiedo subito, però mi serve adesso. Là non c'era W e aveva già usato tutto, tipo Kane non c'ha abbastanza nani per tirarmi giù. Il problema è se lui si è in continuare a wavebot ancora non c'è. Togliamo sta control. Non posso pushare più avanti così. Quanto mi manca per il mallet? Ancora un po', mi sa. Peccato, 100 gold. Me lo vende questo. Go top, Lucian. Vai mid allora. I guess you don't wanna match them. Sì, per Max W contro i tank. Che è raro che li incontri adesso in meta. Però invece contro tutti gli altri champion la Max D. Ovvio che se sto contro Sion, ragazzi. Cioè, anziché averci il 6%. No, aspetta, inizia col 6%, sì. Anziché il 6% averci il 14% è tanta roba. Cioè è più del doppio, raga. E sulla max health, su uno che c'ha tanta tanta salute. Ho preso troppi schiaffi ad ore, comunque non va bene. Dovrei fare anche la doppia Durance Blade pure su Gnar. Le Dori mi sembrano attaccate un po' più lontano del solito. Faccio danno. Ma è normale, è full armor il tizio. Ho sbagliato io a provarci. Serve lo Whisper, se stanno a fare tutti una marea di armi.
Dove sei? Ecco di qui. Sì, prendo questo. Dobbiamo stare attenti perché loro c'ho scalo, non c'hanno doppia frontline. C'è un sacco di armor. Never better safe than sorry. Oh, nice. Ma in realtà è così che deve funzionare sta roba. Però è sempre bello e fa strano sempre vederlo. Pensavo ci potessimo girare. Oddio. Se vuoi in useless man. Ci stanno scalando. Lucian ha continuato. Era Ed, ha continuato in tal. Fino adesso è solo morto in pratica. Dobbiamo giocarci le smarty fight perché perdiamo. Nemmeno dovuto urtare in quel fight. Vai, sono arrivato tardi, era un fight stra bad per loro. Io faccio una marea di danni sul Nashor, per questo lo sto facendo. Faccio la GA? Ma sai dire? Ma sì, ma famosa AGA. Let's go. Altro D che mi piace. Purtroppo non possiamo più prendere altro armor shred.
Dobbiamo sbrigarci a chiuderla. Siamo forti, ma ci azzeccano. La chiudiamo, nice. Questo game in realtà è stato più close di quello che doveva essere. Cioè, lui si è annientato as fuck. La Botrek, perché già vinco la side? La Botrek poi in teamfight è un po' useless. Ho preso apposta il... Siccome... In pratica Gnar è uscito al meta perché il Frozen Mallet l'avevano nerfato per il ranged, però secondo me con i buff al... Come si chiama? Con i buff all'approach velocity, secondo me è ritornato fine. Cioè, fai Frozen Mallet, approach velocity. Poi puoi usare... C'è il Conqueror come runa da range che poi fa contro i tank. Poi prendi il Grasp, eppure è stato buffato tempo fa contro i matchup un po' più difficili. Secondo me non è male. Si può giocare adesso, Gnar. Devo provarlo però, di più prima di poter giudicare. Va bene, va bene.